Ok, buongiorno. Vabbè, anche così ci sentiamo. Grazie di essere qui. Io sono Angelo Campolo, sono il responsabile. No, però forse non so. Eccomi. Buongiorno, io sono Angelo Campolo, sono il responsabile del progetto Nostra Signora Libertà, che è un progetto di integrazione culturale che unisce insieme teatro, come avete visto nel video prima, e la possibilità di un incontro con l'altro attraverso appunto la pratica del teatro. Quest'anno abbiamo iniziato a luglio nel centro di seconda accoglienza del Divino Zelo e il nostro cammino ci ha portato in diversi posti, in diversi spazi. Siamo stati a Divino Zelo, poi da lì ci siamo trasferiti all'Istituto Santa Brigida, oggi siamo a Cristo Re. E nel corso di quest'anno il progetto è stato raccontato fuori in modi diversi, attraverso spettacoli teatrali, incontri con le scuole. Lo hanno attraversato tantissime persone. Stamattina proveremo un piccolo esperimento, proveremo a portare i ragazzi qui e a raccontare un nostro giorno di laboratorio. Quindi non sarà un vero e proprio spettacolo. Abbiamo scelto quest'anno di lavorare sul tema del cibo come punto di incontro tra le culture, perché il cibo in qualche modo per noi, per il tema, per come l'abbiamo trattato, si è rivelato essere il punto di incrocio di tante contraddizioni. Il punto di incrocio dove la retorica smette di essere retorica e si inizia a confrontare con la realtà. Abbiamo ovviamente le riflessioni si sono aperte, dalla più semplice che un tempo vedeva i benestanti belli pasciuti e i poveri magri, oggi invece nel mondo distorto che si sta creando i ricchi sono sempre più magri e mangiano sano, mentre i poveri mangiano il cibo spazzatura e quindi ingrassano e vanno incontro col proprio corpo anche a tutte le malattie che dal cibo nascono. Ma soprattutto il cibo è il ricordo. In queste settimane io non riesco a raccontarvi bene tutti i ricordi che passavano negli occhi delle persone che descrivevano come si prepara un piatto, perché attorno a quel piatto c'è una cultura, c'è un incontrarsi, c'è un allontanarsi, un avvicinarsi. E tutto questo noi proveremo a raccontarlo con le voci dei ragazzi migranti, ma anche con le voci dei ragazzi italiani, che racconteranno il loro modo di stare relazionati al cibo. In questo viaggio mi hanno aiutato, e mi sembra giusto ricordarli, tutti i compagni che insieme a me hanno deciso di intraprendere questa avventura: Simone Corso, che ha curato la drammaturgia del progetto, Sara Lanza, che ha curato i movimenti scenici, Patrizia Iello e Michele Fali, che hanno seguito i ragazzi nelle pratiche attoriali da luglio ad oggi. Che altro dirvi? Che un viaggio di questo tipo trova secondo me la sua realizzazione negli inciampi, nei momenti in cui le cose non funzionano, quando sembra che tutto sia finito, sia smarrito, allora lì il gruppo trova un modo di raccontarsi e di trovare nuova forza per andare avanti. Chiedo la vostra attenzione per questi 10 minuti che insieme passeremo, la vostra diciamo predisposizione ad aiutare i ragazzi in questa cosa che faranno adesso, e poi per le considerazioni e tutto il resto ci vediamo dopo. Grazie. Sono arrivata in ospedale e già devo fare i primi controlli. Al laboratorio di analisi non riescono a trovarmi le vene. Mi dicono: stringi il pugno forte. Lo faccio, ma niente, non le trovano. Mi bucano a vuoto. Dopo 4 tentativi mi dicono che mi prenderanno la vena del polso e mi centrano in pieno osso. Oh, ho ancora il segno. Mi controllano il cuore, battito lento e pieno di grasso. Signorina, la sua grelina è davvero alta. Lei ha il gene dell'obesità. Finalmente un sollievo. Sono veramente malata.
mi dicono che devo mangiare subito perché devo prontamente iniziare il trattamento, ma io non ho fame, non è nemmeno ora di pranzo. Mi portano il solito vassoio con pastina brodosa e pera cotta. Quello sarà il mio ultimo pasto. È notte e non riesco a dormire. Ho fame. Ho tanta fame. Ma non posso mangiare. Non devo mangiare. Mi struggo tra i morsi della fame. E non riesco a dormire. La magnesia fa effetto, una diarrea mi svuota. Piango. Ho paura di morire, di non svegliarmi più. Perché? Perché mi sono odiata così tanto? Perché ho permesso alla fame di schiavizzarmi? Non riesco a dormire. Ed è già mattina. È il giorno dell'operazione. Ho l'ansia. Entro nel panico. Spingono il mio lettino fino in sala operatorio. C'è freddo. Sono mezza nuda. Mi adagiano sul tavolo e mi bloccano le braccia come Cristo in croce. Giro la testa per non pensarci. E li vedo lì. Tutti quei coltelli e bisturi con cui so che verrò tagliata. Mi iniettano l'anestetico. Brucia. Mi addormento. Mi sveglio. Fa male. Fa molto male. Non ce la faccio. Fa troppo male. Mi lamento. Mi dicono che devo alzarmi, che devo camminare. Ma io non ce la faccio. Fa male, tira tutto. Pochi passi e mi sento crollare. Mi portano il cibo. Mangio per la prima volta. Omogenizzati. Fanno schifo. Mi sento male, vomito, passo alle lenticchie, mi sento ancora più male, vomito, ogni giorno, ogni volta che mangio mi sento male, vomito, diarrea, tachicardia, io non ce la faccio più, io non voglio mangiare più. Devo passare cibi solidi, ma io non voglio, ho paura, devo farlo, perché sennò il mio organismo non si abituerà mai. Lo faccio, mangio, mi sento male, mi risale tutto, lotto, riesco a non vomitare, sono felice. Oggi è arrivato il giorno tanto temuto, il confronto con la bilancia, dopo questi primi 10 giorni di operazione. Mi peso. Ho perso 8 kg. Ho iniziato il cammino. Vedo la luce. È passato un anno e ne ho passate davvero tante. E mi viene da ridere a pensare come un singolo gene ti possa rovinare la vita. Come la natura possa essere bastarda. Ma poco importa. Ho perso 47 kg. E adesso, cara natura, posso dirlo. Ho vinto io. Sono viva.
fredda e fiaggere da questa parte ancestrale. A fredda c'è una grande o forse sono freddo in te. Ce ne deixa me con me, mi ha te prendi con sangue. Ton posano attraverso le champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage des enfants. Afrique, dis-moi Afrique. Et c'est donc toi, c'est toi qui se coule et se couche sur le port de l'immunité. C'est toi tremble à servir rouge. Qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix m'a répondu. Fils et petit, c'est tard pour lui, ce jeune, c'est tard là-bas. S'il plaît, dis-le moi seul, au milieu des flèches, fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse. Oui, qui repousse. Obtiennement, obtiennement. Et dans les fruits en paix à paix, la mer s'en va de la liberté. Larghi, ok, cominciamo, Patrizia, più lungo, sì, insieme, neutri e piedi, ok, e voilà. America, e case grandi, America.
America, macchine grandi con le case. Arrivo America, 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 sogno di dollari, America, America, e case grandi, America, America, macchine grandi con le case. Arrivo America. Un giovane uomo di non più di 30 anni cammina mano nella mano con una giovane donna di non più di 30 anni su un marciapiede del centro città. A un tratto, un vuoto allo stomaco, una vertigine. Forse perché hanno camminato troppo, fa troppo freddo o troppo caldo. Cercano cibo. Una catena indistinta, pop e super lusso, di ristoranti, prêt à manger, pizze, kebab, c'è l'imbarazzo della scelta. Mangiare. Mangiare, mangiare, la voglia viene, forse anche solo per tutta la mole di sollecitazioni che arrivano dall'esterno. La voglia viene, una qualche immagine di una casalinga dall'aspetto materno, e la voglia viene, una foto di padri e di nonni che hanno cominciato con poco e guarda adesso dove sono arrivati. Mangiare, devi mangiare, sollecitazioni, devi mangiare, 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 mangiare. A un tratto, nella testa del giovane uomo di non più di 30 anni, comincia a farsi spazio una domanda. Che cosa? Lascia la mano della giovane donna, si guarda attorno come spaesato. Che cosa c'è? Un bambino lasciato solo a rispondere da solo a quella domanda. Che cosa c'è nel mio piatto? Mangia. Devi crescere. Mangia. Buono. Mangia. Perché tu voglio bene. Mangia. E avere i muscoli. Mangia. Una mela al giorno. Mangia. Perché ti devi fare grande. Mangia. Banane buono. Mangia. Piccolo polo. Mangia. Perché devi crescere. Mangia. Che buono. Mangia. Perché ti voglio bene. Mangia. Per avere i muscoli. Mangia. Una mela al giorno. Mangia. Perché ti devi fare grande. Mangia. Banane buono. Mangia. Piccolo polo. Mangia. Perché ti devi liberare dalla fame. Che cosa c'è nel mio piatto? Uno specchio, una stanza dalle pareti bianche, altissime, senza finestre. Io sono accucciata in un angolo, a sinistra, grassissima. Uno specchio sulla destra, appare lei, magrissima. Siede ad una mensa riccamente apparecchiata, mangia dell'uva, non mi guarda neanche. Voglio andarmene, hai sentito? Slegami! Silenzio. Piango. Dammi qualcosa, ho fame, ti prego! Silenzio. Non ce la farai a mangiare tutto! Lo butterò! Risponde. Quello che non riuscirò a mangiare lo butterò nella pattumiera. Silenzio. Piango. Dammi qualcosa, ti prego, guardami! Non mi guarda, piango, silenzio. Non lo sopporto più, ti prego, slegami, guardami! Mangia, non mi guarda. Dammi qualcosa, ti prego, guardami! Urlo! Mi guarda, ti guardo! Mi dice. Io non so cosa dire. Piango. Silenzio. Torna a mangiare, magrissima. Dopo un tempo che non so, inizia a parlare. È strano, no? Che cosa? Come l'uomo dipenda sempre da qualcun altro per sopravvivere. È l'andare delle cose. Chi ha di più può decidere del destino di tutti quelli che dipendono da lui. E tu dipendi da me. Ora sei ostaggio del tuo corpo. È questo che fa la fame, trasforma il tuo corpo in un nemico. Mi senti?
Non puoi fuggire da qualcosa che vive nella tua testa, non mangiare. A meno che non la tagli via dal collo, non mangiare. E non puoi fuggire nemmeno dal tuo corpo, non mangiare. Guardami, silenzio, guardami. La guardo, magrissima, mi guardo, grassissima, non mangiare. Silenzio, guardami, guardami, mi guardo! Che cosa c'è nel tuo piatto? Non c'è giusto, non c'è sbagliato, non c'è preda, non c'è cacciatore. Il cacciatore è la preda è il cacciatore. So come compito un'improvvisazione teatrale, libri. Allora, ci sono un giudice e un condannato a morte. Quando vuole il giudice può spedire quest'uomo da niente a morire. Quando batto, magicamente i ruoli si invertono e il condannato diventa giudice e il giudice è condannato. Ale! Avete un buon gelo? Mi ha tagliato a noi, no? Avete un buon gelo? Pardon. Avete un buon gelo qua? Pardon, no. E vi ha tagliato a noi, durante a noi, di truffo. E poi adesso ha un buon gelo qua. Tanto! Pardon, no, no. Chi te vuole fare? Voi si può fare che torna da noi o no? Pardon, pardon. Ci vorremmo o no? No, non ci vorremmo. No, ci vorremmo. Siamo come si è basi. No, ci vorremmo, no, pardon. Suona, no, pardon. Metto la sonu. Ti ha condannato a per giro. Pardon, pardon. Guarda, ti ha morito là. Mi viene da qua, chi te vuole fare? Vedi là, giù, 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 giù,
ma non c'è un carnefice, non c'è un uomo ricco, non c'è un uomo povero. Questo l'abbiamo provato a raccontare ovviamente in francese, però penso che si capisse comunque il senso, no? Di confondersi. Poi Mamadou mi ha raccontato una storia invece che lui aveva piacere raccontare in italiano. Una storia semplice, no? Sì, ti racconto una storia. Sì. Semplice. Come vuoi? Di un uomo ricco e di un uomo povero. Sì. Un giorno l'uomo ricco si è perso. Camminava la strada, incontra un uomo povero, camminava senza scarpe. Lo saluto e l'uomo povero gli risponde, ma non aveva buttato questa gentilezza. Per pietà lo porto a suo povero casa. Lo insegno tutti che sapeva, che cosa che l'uomo povero sapeva. L'ha insegnato a ascoltare il rumore di vento, a essere felice delle cose semplici della vita. Ma l'uomo ricco chiedeva perché l'uomo povero sia felice. Sì, felice, sì, così felice, anche molto felice dentro questa povertà. Cerca a trovare questo perché l'uomo povero è felice. E che scopre? Scopre che sottoterra dell'uomo povero, l'uomo povero era ricco di sottoterra. Ma di cosa? Aveva il petrolio, l'oro, il diamante, le materie prime. L'uomo ricco decide di rubare all'uomo povero. Così torna alla sua città, manda i suoi complici a casa di uomo povero per fare lavorare l'uomo povero, per stufare i risorse di l'uomo povero, il petrolio, l'oro, il diamante, tutti. E l'uomo ricco diventa di più ricco, ma non è ancora molto felice, perché l'uomo povero era felice. Così non si è limitato qua, si è limitato anche a rubare la libertà dell'uomo povero. Che cos'è questa cosa della libertà? La libertà è una cosa semplice, una cosa invisibile ma si sente. La libertà è una cosa molto differente che di petrolio, di oro, di diamante. La libertà è la cosa più preziosa del mondo. Grazie. Grazie al laboratorio teatrale del progetto Nostra Signora Libertà.